Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Buongiorno amici, bentornati in un nuovo video. Oggi parleremo di un prodotto molto particolare e adatto soprattutto all'estate. Ma prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace qui sotto, iscrivervi al canale e attivare l'apposita campanellina per ricevere tutte le notifiche riguardanti i miei video. Come vi dicevo, oggi parleremo proprio di un prodotto adatto all'estate, ovvero questa cassa Bluetooth Earfun, il modello Uboom. Ovviamente questa è una cassa portatile, adatta a tutte le occasioni, ma prima di parlare del prodotto in sé, vediamo il contenuto della confezione. Beh, diciamo che al suo interno non c'è proprio tantissimo. C'è lo speaker, ovviamente, e il cavetto per la ricarica, da una parte USB e dall'altra, attenzione, attenzione signori, USB-C. Ebbene sì, questo tipo di speaker ha la ricarica USB-C. Innanzitutto il design è molto ben curato. Ha questa forma rotonda allungata, con tutto intorno una specie di rete che serve ovviamente per contenere gli altoparlanti. Al di sopra sono presenti, adesso non so se li vedete, tutti i tasti funzione, e sul retro è presente un alloggiamento con guarnizione, adesso vi spiego perché guarnizione, con due entrate, una per la ricarica e l'altra per inserirci un jack audio, un aux in sostanza. Ho sottolineato il fatto della guarnizione perché questi altoparlanti sono IP67, quindi waterproof. Resistono a polvere e ad acqua. Per questo sono molto consigliati da utilizzare d'estate, soprattutto al mare, in spiaggia o comunque in luoghi dove c'è il rischio che si possano bagnare. Poi inoltre sulla parte superiore presente un laccetto che ci permette di attaccarlo a un eventuale gancio da attaccare allo zaino a sua volta. Molto comodo e soprattutto molto resistente. Sulla parte superiore, come vi dicevo, sono presenti 6 tasti che comprendono accensione e spegnimento, più e meno per alzare e abbassare il volume, e il tasto di play. Inoltre questo speaker ha la funzionalità anche di avere un microfono integrato, quindi è possibile rispondere alle chiamate direttamente da questo altoparlante. Ora comunque vi faccio sentire un attimo come suonano. È molto semplice collegarli al telefono. Basta accenderli e tenere premuto per 5 secondi il tasto Bluetooth, col simbolo del Bluetooth. Ovviamente io li ho già collegati, ma in questo modo riuscirete tranquillamente a collegarli a qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth. Ora vi voglio proprio far sentire come suonano, perché anche se sono prodotti di fascia media, suonano veramente bene. Pensate che costano 60 euro l'uno, quindi non un'esagerazione per uno speaker del genere. Ma sentiamo un po'. Sentiamo anche un po'. Voglio che sentite anche i bassi che riescono a essere, nonostante la grandezza minuta di questo speaker, molto corposi. Basta, se no YouTube mi blocca il video. Comunque, come potete sentire, l'audio è molto pieno, anche se non vi dovete aspettare delle prestazioni da impianti da casa, insomma, è bello presente e si percepisce molto bene. Ultima caratteristica di questi altoparlanti portatili è il fatto che se se ne possiede due, così, questi possono essere attaccati simultaneamente e quindi si riesce tranquillamente a sentire in stereo. Ecco, in questo caso l'accoppiamento è un po' più complicato perché viene fatto solo tra i due dispositivi o più di due, insomma. Perché il secondo altoparlante non è più da collegare al telefono, ma è da collegare al primo altoparlante che a sua volta sarà collegato al telefono. Scusate il giro di parole, ma il senso dovrebbe esserci. In questo caso vanno accesi e poi tenuto premuto su entrambi i dispositivi il tasto Bluetooth. Quando sentirete, adesso ve lo faccio risentire, quando sentirete questo suono, vuol dire che i due dispositivi si sono abbinati tra di loro. Quindi in questo caso noi avremmo tranquillamente una riproduzione stereo da entrambi i dispositivi. E vi faccio sentire come suonano.
diciamo che come altoparlanti, devo essere sincero, cose così a poco costo, ma con una così elevata qualità, se ne trovano poche in giro. Ovvio, stiamo parlando di un'azienda che si chiama Earfun, che è una veterana di questo tipo di dispositivi. Pensate che è stata la prima a utilizzare il grafene all'interno delle sue apparecchiature. Beh, signori, oggi è stato un video molto corto. Io vi lascio il link qui sotto per l'acquisto del prodotto. Ovviamente, se ne volete acquistare due, è la scelta che vi consiglio vivamente, perché davvero hanno una qualità sonora esagerata per essere a così buon mercato. E detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!